Riuscirò a fare 5 scherzi a Graziana senza essere lasciato? Lo scoprirete in questo video. Se tu dici io parto addio, solo che pensavo che cagata di canzone. Un po' mi manca l'aria. Oh, a proposito, stiamo andando al Mac, ma che prendi tu? Ho il Big Mac o il Crispy? Big Mac più buono. Senza citriolini. Perché? No, io li voglio, mi piacciono. No, togli i citriolini. Più buono senza. Oh. Vabbè, senza e citriolini. E poi le patatine, le ricche? No, normali, non normali. Mi piacciono. Sì. Io non lo so perché non sto molto bene di stomaco. Penso che mi prenda una cosa molto tranquilla. Perché? È la pancia. Tipo, per capriccio. Ma ti scappa la cacca? Forse sì. Ti prendi Milano, mi e poi quella cochina zero? Ovvio. Un bel menù. Mi sta piacendo il tuo menù. Ciao, senti, un menu col Big Mac. Da bere coca? Sì, per il Big Mac non voglio i citriolini. Una coca zero e poi le ricche. Nel menu? Poi le patatine, le ricche? No, normali, non normali. Mi piacciono. Poi un'insalata quella classica. Sì. C'è la frutta? La mela o l'uva? L'uva. E l'acqua, basta. Molto clean, molto pulita oggi. Mamma mia. E c'è l'uva, sì. Ok, grazie. Ciao. E la parte dell'intestino tenue che è proprio. Ma se ieri ti sei mangiato il kebab? Sei scemo, ti ha sentito? Solo qualità. Che se non fosse per il briefing gel vicino all'intestino tenue, sarei perfetto. E che sto c***o di briefing gel proprio. Da dove è uscita questa cosa? È quella parte, quella ghiandolina che è una specie di sacchetta che sta vicino all'intestino tenue, che prime e mi fa stare male. Basta. Ma tu ti sente, dai, ma che schifo. Oh, e il briefing già spinge. Prego a voi. Grazie, grazie, ciao. Tengo io, che poi tu te lo mangi. No, che non riesci a guidare. E tu te lo mangi, grazie. Allora, mantieni l'acqua. L'uva, che buona l'uva. Mantieni grissini. Come vuoi dare un po' di uva? Certo. Mamma mia, bollenti, mantieni questa. Tu utilizzi l'olio per l'insalata? Io mica voglio l'insalata. Ma solitamente utilizzi l'olio e il sale? Non te la sai condire l'insalata, scusa. Big Mac senza citrone. Caldissimo il Big Mac. Oh! È però un morso piccolo! Dai, piccolo il morso! Ti sei mangiato metà panino già! Buonissimo! Non ho mai assaggiato un Big Mac! Vabbè, ho capito! Dai! Te lo sei finito! Ma io un morso ti davo, non tutto! Oh, ma non mi rompere il mio panino! Vatti a fare il giro! Veramente, guarda, ma che è rimasto un quarto di panino! Ma vatti a fare il giro, scusami! Dammi il panino, guarda, stai facendo guardare tutti i pezzi di cose in macchina. Che schifo, sulla radio, madonna. Oh, basta. Ma che cacchio vuoi? Oh, tieni questa insalata di merda. Dammi il panino. Non smetti di fare la bambina. Ma che bambina è mia? Lo vuoi? Lo vuoi? Dammi. Madonna, che schifo. Che schifo. Non lo voglio, mangiatelo. Grazie, mi sei aperto lo stomaco. Non mi frega niente, le ho prese io le cose. Ti sei preso l'insalata. Quando l'intestino sta meglio, devo mangiare veloce, sennò sto male. Dai, che cos'è questa cosa? Mangi l'insalata. Ma manco il pollo sta dentro. Io non me la mangio sta schifezza. Ci sono i bambini che non possono mangiare in Africa neanche l'insalata. Te la mangi tu questa. Cioè... Grazie, tu ingrassi. Tu ingrassi. Ma si è perso 7 kg. Cioè, pure a leccarlo, sei veramente s***o. Oh, ma sei veramente s***o. No, sono le mie. Madonna. E dai, che schifo. Vuoi? No. Che vuoi? Puoi mangiare l'insalata? Che vuoi? Non la voglio l'insalata di merda. Secondo me, la mia saliva le ha ammorbidite. Il briefing gel, secondo me, si sta riempiendo proprio spettacolare sì, oggi. Sì, continua a mangiare. Poi se stai tutto il giorno sul cesso. Questa non la bere. È zero questa, deficiente. Ah, già, non ingrassi. No! Ho scordato il portafoglio in macchina! Che non arriviamo indietro, ce ne vuoi, sono almeno 2 chilometri! Andiamo! Vai a prendere il posto al bar tu! Vabbè, chiamo mamma nel frattempo! Vabbè, vai! Mi mamma per fare! E devo chiamarla! Sì, ma vai al bar! Ci vediamo là! Piano malefico per prank a Graziana! Iniziato. È il momento di andare a spostare la macchinina di Graziana da dove l'ha parcheggiata. Infatti l'ha parcheggiata lì, è questa macchinina, quella sua nuova. E andrò a spostarla in un punto dove ci sono magari due macchine, una qui, e quella di Graziana devo mettere in mezzo. Quando parcheggiavamo ho visto che c'è un qualcosina lì vicino, quindi andrò ad incastrargliela il più possibile perché Graziana
non sa parcheggiare. Figuratevi uscire da un parcheggio dove lei non ha parcheggiato. Sarà molto divertente, secondo me. Ma tu sei sicura che non l'hai messa? Ma non è quella la macchina tua? No, non l'ho messa, l'avevo messa qua. Ma no, sei sicura? Io non mi ricordo che l'hai messa qua. No, non mi fa sentire la macchina. Ma là sta, va a vedere che si scema. Ma l'hai spostata? No, sempre là è stata. Che cacchio dici? Sempre lì. Ma Gesù, io qua come esco? Come l'hai spostata? Ma come faccio a spostarti la macchina, scusami? Cioè io secondo te non c'è niente da farti spostare la macchina? Mi hai spostato la macchina. Ma sì, normale. Scusami, che cosa ci vuole ad uscire questa macchina ora? Cioè... Stai scherzando, sei incastratissima. Là c'è soltanto 5 centimetri. Essere... Oh no, guida, tu che io... No, io non posso guidare, non vedo, ho fatto la vista agli occhi. Ma dopo, ma perché mi spostano? Io non voglio uscire da qua. Olio su tela, disperazione. Ancora? Sta lo specchietto alzato. Beh? Questo l'hai mosso tu. Ma no, l'avrei mosso tu per sbaglio. Ma dopo, stai facendo uno scherzo, te lo giuro, io... Ma che sei nervosa oggi? Sono nervosa, chi esce da qua? Tu! Ma io riprendo, non si sa mai, magari si fai un danno alla macchina. No, ma non lo so perché sei riprendo. No, si fai un danno alla macchina, almeno me lo ricordo. Nostra Graziana. Che poi c'è, ragazzi, c'è... Oh! Cioè, va di poco indietro. Ma tanto perché sei rientrando nel parcheggio? Basta! Guarda quanto sta! Vabbè, per favore, ce l'ho tu, ti prego. Ma non puoi, io non vedo, poi va a finire male. Grappa! Motore, ragazzi! Vai piano, vai più indietro. Sentite! Puoi andare ancora? Suona! Suona, ma se puoi andare! C'è il sensore di parcheggio da Rocky. Vai! Basta! Dai, ce l'hai quasi fatta! Grappa! Madonna, beh, ma veramente? Ma sì, non lo sai! Beh, dai, pensavo peggio, sei stata bravissima! Grazie! Ma perché mi fai queste ansie? Per imparare! Così ora sei uscire da un parcheggio! Sì! Raga, mi sto preparando perché domani devo fare un altro scherzo a Graziana e sto nel reparto bibite perché devo cercare qualcosa che vedrete. Quindi sto dando un'occhiata di bibite particolari. C'è questa qui. Non lo so che cos'è, però non credo l'abbia mai assaggiata, quindi si può fare. A casa ho una Prime di colore giallo che non ha mai assaggiato perché sono nuova. E poi il terzo ingrediente che lei assaggerà direttamente, questa, Tabasco, che è piccante, anche se hanno fatto questo nuovo verde, però guardate, ha una fiammella, quindi prendiamo quello a 3 fiammelle. Popolo di Striscia! Siamo oggi qui, io e la signorina qui bendata. Aia! Sì! Scusami. Per giocare a Indovina la Bibita. Questo calice solo alcuni di voi lo riconosceranno. Scrivetemi nei commenti se sapete da dove proviene. Questa è la bibita che Graziana dovrà provare ad indovinare. Va, schifoso. E se mi hai messo la Red Bull? No, non ho comprato neanche la Red Bull. Ma non lo so, è tipo un fragolino. Un fragolino. Ah, non pizzica. Pizzica. Cacchio. Fragola. Ma com'è possibile? Qualcuno qui non ha le papille gustative. Sicuro una cosa che non ha mai preso vuole assaggiarla per primo. Che bella. Metto che ne ho messa la buca. E ho una bella Sprintable. Prego, Graziana. Ah, che piccante. Come fa a essere piccante? Cosa? No, non lo so, è una roba piccante. Perdi round? Sì. Che è? Un cosino alla fragola con dentro dei pezzettini bianchi. Ah, impossibile. Mi stavo bruciando le labbra. Signori, siamo raggiunti all'ultimo round dove si gioca tutto per tutto. Dolce o aspro? È una sorpresa. Quasi finito perché è difficile farlo uscire questo liquido buono. Oddio, ho coperto. Ma secondo me stai facendo un po' di... Ecco, Zeo, spicchia. Hai fatto apposta. No. Ah, mi brucia da morire. Cioè, ma tu sei scemo. Che cosa? No, vabbè, ma quello è una sostanza che si usa in cucina. Mi stanno andando a fuoco le labbra.
Ma perché sei suscettibile? Ragazzi, comunque questa qui è casa mia attualmente. Cioè, vi rendete conto di che cosa è successo? Cioè, non ho più nulla, non ho più i puff qui, non ho più niente. Stiamo facendo il trasloco. Hola, benvenuti in un nuovo scherzo. Ti ho deciso di fare questo super scherzo a Graziana. Le ho rubato l'iPhone. Questo è, come vedete, l'iPhone di Graziana. E il mio intento sarà quello di... Avete presente quando... Non lo so, giocate con l'iPhone, tipo fate queste cose, che tanto è un iPhone da 1500 euro più o meno. Qual è il problema? 1200 forse lo paga. Se non mi sbaglio. Oh, oh no, oh no. Si sta scheggiando, ragazzi. Ma bisogna essere più attenti con gli iPhone. Ragazzi, ovviamente sto scherzando, perché questo qui non è un vero iPhone, ma ho comprato da Amazon una replica dell'iPhone di Graziana. Infatti non c'è il logo della Mila, però non credo che Graziana sarà attenta a guardare se c'è il logo della Mila. Tra l'altro, oggi il diluvio. Sei pronta all'incredibile trucco di magia? Comunque questo è il phone di mio padre in bagno, quindi solo professionalità a casa Bellus. No, corre, no. Che io? No, dai, no, mi fai male. Non ti faccio male. Aio, mi stai tirando la pelle. Basta. Prova ad alzarti. No, che si alza? Ma che fai? Ah, prova ad alzarti. Sto incollata, c'ho il ferro della sedia. Per questo numero di magia mi servirà il tuo telefono. Tutto rosso. E questo è il tuo telefono? No, e che cos'è? Era per farti vedere un trucco di magia, bisogna essere seri. Questo è il tuo telefono. Qui abbiamo un martello. Potrò secondo te andare a colpire il telefono? Non ti azzardare. Ma secondo te sono così? Beh, dammi, no, beh. Ah, tu intanto sei no. Beh, per favore, non mi far fare. Oh, è il trucco di magia. Oh, fai piano, che cosa ti sbacchi? Che l'ho fatto su. No, è proprio così. Ma se ne stavo io legato alla cimina. Ti ricordi quando ti feci quel video che ti spaccavo tutti quanti i trucchi? Sì. Non è il video che ho fatto a mamma dove ho un nuovo telefono da darti. Perché questo già è più nuovo, non ti comprerò un iPhone 16. Non lo voglio l'iPhone 16, voglio il mio telefono. Se non vuoi che io ti spacco lo schermo del telefono, devi dirmi che io sono il video della prank wall. Sembro un ricattatore, sai chi? Sembro. Allora, di davanti alla videocamera, chi è il migliore a fare il prank war? Fabius. Il migliore a fare i prank? Fabius. C'è qualcun altro migliore di me? No. E tu sei? Non le so fare. Chi la vince questa alla prank war? Tu. E chi la vince fino a tutti questi anni? Sempre tu. Ok? Sì. Perfetto. Direi che è il momento. E secondo te lo faccio davvero? Ma perché? Per favore. Leva! L'ho fatto veramente! Oddio! L'ho rotto davvero! Non posso spaccare! Stai ferma! No, che sei pericoloso col martello! Battene! Ehi, sto telefono! Che me ne devo fare? Che c'ho quello mio io! Ma non lo so, c'è più! Ma no, giuro che no, ti faccio la fotocamera! Dammi il telefono tuo, ma vuoi vedere il telefono tuo? Non me ne frega niente. La scusa per vedere il telefono mio. No, mi devi dare il telefono tuo. Partiamo dal fatto che secondo me si può riparare. Grazie, ma fai tu la riparazione? Il problema è che così ho fatto proprio un buco. Ma tu non ti tanto vicino a me. Non si accende. Ma è normale che non si accende, ha preso un martello in testa. Ragazzi, questo trucco di magia non è riuscito. Però noi ci vediamo alla prossima puntata di Pepios fa magie. Comunque vi garantisco che si sta trattenendo da tutte le imprecazioni, soprattutto perché c'è la videocamera accesa, ed è per questo che non lo sto per spegnere. Oh, Graziana! Ma... Beh, madonna, oh! Ma che cosa abbiamo dietro l'orecchio? Ma è un iPhone! Ma è proprio un iPhone! Ma com'è possibile? Non sei il mio. Ma si è sdoppiato! Ma com'è possibile che sia così? Sono o non sono il miglior Franco Pepis di tutti i tempi? Marco Jones, prossimamente nei vostri paesi e nelle vostre città. Scherzo schifoso, bravo. Devo fare uno scherzo a Graziana. Ci vorrà un po' di tempo, però per voi sarà velocissimo. Non sposta sti capelli, mi danno fastidio. Non sposta i capelli, mi danno fastidio, mi danno negli occhi i capelli. Spostali. Bravo. Spostati i capelli, ma ti hanno trovato. Mi dà fastidio, ma negli occhi, sti capelli, ma perché ce li hai così lunghi? Non è... Rasoio finto, capelli finti. Oh! No, non è niente. Oh, ma se non è niente.
non è niente! Non è niente! Guarda! Non è niente! No! Solo la parte finale, perché mi stavo andando negli occhi, non riuscivo ad addormentare! Non sarà un centimetro più o meno. Allora, allora sono sito tre volte, togli i capelli, tu non robe, cioè me li mettevi davanti. Ma sei c***o, ma che cagno! Ma non me per favore, ma te la fare il culo! Ma sei casa mia questa? Vabbè, comunque sono ancora le 5 e mezza, due ore, poi domani le ritacchiamo con l'altra, dai. Ma lo veramente? Te lo metto, sai dove? Il briefing giallo.